Sei pronto? Qua io non so quello che potrebbe accadere. Non lo so. Ti ho lasciato carta bianca, ti ho detto scegli 5 calciatori. Io ho fatto altrettanto, okay. E dobbiamo proporceli a vicenda ed indovinare l'esatta età di quei calciatori. Ma ovviamente non avendo limitazioni, io ti preannuncio che sono andato su calciatori molto particolari. Anche io sinceramente ho fatto delle scelte abbastanza particolari, vai. Motivo per cui vi chiediamo almeno 5.000 mi piace su questo video se volete che questa serie continui. Quindi il secondo episodio di Indovina l'età del calciatore. Salutiamo? Ciao. Ben ritrovati a tutti ragazzi. Iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche ogni volta che pubblichiamo un nuovo contenuto. Vi ricordiamo che abbiamo anche un secondo canale YouTube di calcio completamente parallelo a questo. Tutti i giorni bombe di calciomercato e non solo. Ma abbiamo anche un terzo canale YouTube non di calcio, Clash Royale. A bomba, a manetta. Bomba. Quindi se vi interessa trovate tutti i canali in descrizione o semplicemente cliccando qui. Se volete restare sempre aggiornati sulla vostra squadra del cuore, ma anche e soprattutto sul mondo del calcio in generale, il signor Fabio sta per proporvi un modo completamente gratuito per farlo. E vi basterà passare sul link in descrizione, ragazzi, e andare a scaricare OneFootball, la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Risultati delle partite in tempo reale, statistiche, notizie, curiosità. Dovete spiegarmi cosa volete di più da un'applicazione completamente gratuita. Comincio io. Vai, il gioco è simile all'ultima serie che abbiamo portato. Lì facevamo indovina il valore esatto di mercato del calciatore, okay. Qui indovina l'età. Quindi io prendo un foglio. Prendi un foglio, va benissimo. Ci scrivo Gabbo e Fabio, certo. Chi indovina l'esatta età prende un punto, sì. Se a fine partita arriviamo a parità, va conterà bene. Lo scarto. Va bene, va benissimo. Se è eccesso o difetto non fa differenza. PD 30 anni? Hai detto 29, hai detto 31, è la stessa cosa. Esatto. Hai sbagliato di un anno. Di un anno. Ok, detto oddio. Questo, Gabbo, ecco. E Fabio, che te risali il polpettone? No, lo squacquerone in realtà. Però è sempre ore, hai pure sempre mutato. Ore, esatto. Sì. Complimenti, complimenti. Viva la salute. Detto questo, partiamo dal primo calciatore. No, io partirei dall'ultimo. Partiamo dal mio primo calciatore, comincio io. Vai, va bene. Io non so tu chi hai scelto. Sì. Comincerei a capire la mia linea di pensiero da questo primo calciatore che ho scelto. Va bene. Sono andato su club importanti. Ok. Top club di Serie A. Ok. Non so se tu avrai fatto lo stesso o se hai puntato a calciatori di altri club. Io ho puntato, vabbè, poi lo vedi, poi lo vedi, okay. Non te preoccupare. Qui ho puntato però su un calciatore del Milan. Che è? Okay. Ed è un calciatore molto particolare del Milan. Ok, spero che non sia lo stesso che ho scelto io. È un portiere. Ah, ok. Ah, ok. Vabbè, altrimenti avresti scelto poi un altro. Avremmo ovviamente avremmo cambiato. Cambiato. Va bene. Io ho scelto Tataruciano, portiere del Milan. Stati. Vai. Quanti anni c'ha Tataruciano? È la Tata. Per chi ci segue da tanto. Non è facile. Non è facile perché ti dico la verità. Quando l'ho visto nella lista, senza guardare la data di nascita, secondo me mi sono guardato tra me e me. Ho detto, allora devo andare un pochino a memoria. Ma anche da quanto tempo sta in Serie A o in generale può trarti in inganno. Perché ci stanno magari calciatori che tipo Donnarumma, uno che non conosce, dice c'ha 30 anni, sono 200 anni che va in giro. Secondo me non supera i 30. Ok. E ti dico 28. È la tua risposta definitiva? Definitiva. La accendiamo? Vai. 35. Porca miseria, lo facevo molto molto più giovane. Ma tantissimo. 7 anni di differenza. Guarda, santo cielo. Non ti meravigliare. Magari i tifosi del Milan sono più ovviamente, certo, informati, certo, sui propri calciatori. No, ma quanto tempo è passato da quando stava la Fiorentina? Io avrei detto massimo 32. Forse sarei andato sui 31 io. Santo cielo. Però questo è quanto. Adesso tocca a te. Mo' mi viene da ridere. Però lo scarto dei 7 mi fa stare abbastanza tranquillo. Sì, infatti con lo scarto dei 7 non è male. Vai. Allora, sempre casa Milan. Ah, il primo è stato quello del Milan, anche per te. Esatto, okay. Avevo già in mente di, va bene, di dirti proprio lui. E ti dico la verità, sono stato buono. Ma sei andato su calciatori conosciuti e famosi? Conosciuti, questo è conosciutissimo, assolutamente. Ah, sei stato, sì, buono. Io t'ho detto, su questo sinceramente, t'ho detto cerca di essere il più cattivo possibile. Lo so, però su questa qua ho voluto, ok, essere veramente veramente buono. Ti sto quasi regalando un punto. Mettiamola così.
Parliamo di uno dei calciatori più rappresentativi del Milan, forse quello che ha dato quella marcia in più. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Dai, veramente sono stato buono, eh. Non puoi dirmi di no, sono stato davvero, davvero buono. 40. Definitiva? Non so sicuro perché forse per un pelino sbaglio. Definitiva. E meno male. 39-40 quest'anno il 3 di ottobre. È proprio quello che io pensavo. Mamma mia. Che li aveva già fatti 40. Da poco, ma pensavo che li aveva già fatti. E invece per fortuna non prendi il punto. Per fortuna mia. Mamma mia, ragazzi. Per fortuna non lo prendi. Va bene. Vai. Che miseria, potevo di 39. Però non so perché il cervello mi diceva appena compiuti 40. Ok. Mi sono sbagliato da 2 mesi. Tre mesi. Mia, ragazzi miei, vabbè. Non è che uno possa per mese esatto. Cioè, raga, ci può sta. Però stupido io perché Ibrahimovic compie 40 anni, l'avrebbero scritto sui social. Che stupido. Vabbè, dai. Sono cascato in fallo. Fammi ridere. Sono andato su un calciatore dell'Inter. Ok. Io la definirei una bandiera ormai dell'Inter. Ok, bandiera dell'Inter. Andrea Ranocchia. Ranocchia, lo sapevo. Andrea Ranocchia. Non è poi così vecchio Andrea Ranocchia. Però penso che la trentina l'abbia superata. Io ti dico. Sono indeciso tra 32 e 33. Fammi pensare, potrebbe essere un 88. 89, 90, 91, 33. Sì, vabbè, scusate, mi sto a fare conti a testa mia. 30. 32. È la tua risposta definitiva? Definitiva. E non ci vedo. No! L'avevo detto! Ragazzi miei, l'avevo 33. Detto! 33, vai. Mamma mia, ragazzi. Come sto a mangiare le mani per Ibrahimovic? Sono stato veramente mamma stupido. Mia. Vai. Allora, questo è un calciatore che è un po' uscito fuori dai radar, tanto che attualmente è svincolato. C'è sempre stato però una sorta di accanimento nel conoscere la vera età di questo calciatore, perché tutti lo vedono e gli danno almeno 35-40 anni, quando in realtà invece, ragazzi, non è la sua età. Se ve lo ricordate, era Primavera Lazio, ex Lazio. Minara! Ma che cazzo! Josef Ma Minala. Sei un infame. Ma io sono rimasto bene o male su quei livelli. Lo so. Tu sei andato a peggiorare. Questo qua, aspetta però. Questo era d'obbligo. Ma come è d'obbligo? Questo era d'obbligo. Ma io mo che faccio? Questo era d'obbligo. Io qua sbaglio dei 10 anni sicuro. Questo era d'obbligo. Allora a Minala gli davano parecchi anni. Primavera Lazio, quindi più giovanissimo. Esatto, gli davano 20 anni di più praticamente. Sì, ma io ripiglio sto video se esce fuori il caso Eriberto Eusebio. Che è un pesio. Se riesce fuori il caso Eriberto comunque, no, Eusebio. Poi ricambiamo i punti, Va bene. 87! No. Classe 1987. Quanti anni fa era il caso Minala? Parecchi già. Io ti dico che mo c'ha almeno 27 anni. È la tua risposta definitiva? Sì. Se sei convinto. Tra i 25 e i 24, 27, quella è la fascia d'età secondo me. Dimmi te. 27, dai, ci provo. Voglio rischiarmela così. E invece sono troppi. Sono troppi. 24. 24 anni. Da fa 25 il 24 agosto.
Non mi ricordavo quanti anni fa è, quanti anni fa era. Vai, vai, vai. Andiamo al terzo. Sì. Giocatore della Juventus. Giocador. Qua sono stato infame. Giocador della Juventus. Amico intimo di Cristiano Ronaldo. Ma amico, amico, amico. Pinzoglio. Maledetto. Carlo Pinzoglio. Sei un maledetto. Prendetelo con i dovuti Pinzogli. Quanti anni ha? Allora, Pinzoglio. Non vorrei fare la gaffa tipo Tatarusano. Però mi sembra che sia più o meno come Ranocchia. Più o meno. Ok. Per me ne ha 31. Pinzoglio? Per me ne ha 31. Quindi classe? 90? Potrei dire. È la tua risposta definitiva? Risposta definitiva. L'accendiamo? L'accendiamo. Quello che pensavo lo avrebbe messo più in difficoltà. Dai! Sai perché? Sì. Io sai come li ho scelti? Okay. Scorrendo senza guardare l'età, quelli okay. che mi hanno messo a me in difficoltà. Ok, ok. E su Pinzoglio io ero indeciso, nel senso dico può essere 87, può essere 88, può essere 92. Perché non è uno che sta sempre sotto i riflettori, quindi l'età passa in terzo piano, in terzo portiere della Juve. Devo dire la verità, me lo ricordavo, c'avevo una buona, un buon ricordo dell'età di Pinzoglio. Ti devo recuperare, non sarà facile, l'età stessa non sarà facile, vai. Eh sì. Allora io adesso punterei su un calciatore che abbiamo affrontato in questi europei appena trascorsi. L'abbiamo affrontato in semifinale. Capitano della Spagna. Quindi è colui che ha trascinato Azpilicueta. Oddio, forse mi sto sbagliando. No, non volevo dire Azpilicueta, Busquets. Non era Busquets il capitano? Azpilicueta è il capitano del Chelsea. È il capitano del Chelsea. Scusate. Capitano della Spagna, se non ricordo male, era Sergio Busquets. Voi direte, raga, Busquets va in giro da 50 anni, cioè ce lo ricordiamo veramente da non si sa quanto tempo. Per me Busquets è tipo 87-88. Quindi? Mi sembrano troppi, 33-34? Mi sembrano troppi. Secondo me può essere 90, 31, 31, 32, 33, quella è la fascia letarica, 34 non ce l'ha. Quindi meno di 30 non ce l'ha, 30 non ce l'ha, 31, 32, 33. Il problema è che tre numeri sono troppi, c'ho il 33% di possibilità, ma io te devo fare sto punto a tutti i costi, perché se non lo faccio mo non lo faccio più. Sergio Busquets, 31 mi sembrano pochi. Non so perché, ma mi ricordo 88. 33. La tua risposta definitiva? Sì, ma non so sicuro. Sei sicuro, sicuro, sicuro? Vai. Ricordavi bene? 33, dai! Classe 88, appena compiuti. Quando l'ha fatti? 16 luglio, da una decina di giorni. Andiamo al mio, va. Mamme mie. Cosa è stato? Te sei ricordato bene? C'hai avuto una buona memoria. È andata bene. Sei stato. Passiamo ad un calciatore del Napoli. Vai. Calciatore del Napoli che cerca di ritagliarsi spazio, ma non è facile. Ok. Acquistato già da un po'. Sì. Non è la prima stagione quella che sta facendo, quella che farà a Napoli. Ok. Parliamo di Andrea Petagna. Ok, il Petagnone. Non è difficile. Ok. Su Petagna sono stato buono. Questa in realtà te la devo mettere come prima, solo che le ho mischiate. Vai. Sicuro è classe 90? Okay. Anni 90. Ok. Sai che c'ho un clamoroso buco di memoria. Ma perché Petagna va in giro da parecchio? Va in giro da parecchio. E ti ripeto, perché ha messo in difficoltà anche me. Sono indeciso tra 93, 94, 95. Questi tre anni. Ok. E tendo
a dirti che sia un classe 93. Pensaci tanto. Taglio. Sì, sì, no, tranquillo. I momenti vuoti li taglio. Sì, 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 ovviamente non c'è. Pensaci con tutto il tempo del mondo. Lo sai che è il fatto mio, purtroppo, quando sono convinto di una cosa, tendo a ricordarla, provo a non ragionarci troppo su, okay, perché poi ho paura di cambiare idea e di sbagliare l'idea iniziale. Quindi io ti dico che secondo me è proprio un classe 93. Quindi? Il problema mo è se gli anni l'ha già fatti quest'anno oppure se no. Classe 93, quindi sarebbero anni 28. Confermo, classe 93, 28 anni. Vado? Vai. 95, lo vedi? Due di scarto. 93, 94, 95. Ricordavo quelli... i classici calciatori che è così. Vai. Sì, esatto. Proponimi il tuo. Allora, questo qui, ragazzi, è un calciatore che per chi ci segue da tempo in memore ricorderà di una mia famosa uscita che abbiamo portato avanti anche per fare. No! Il trentenne. No! Suso, ex Milan, ragazzi. Che all'epoca ce n'aveva 20. Aspetta, ce n'aveva 25 o 26 quando hai detto, vabbè, ma c'ha una trentina d'anni. E quindi? E quindi? Quanti anni sono passati? Stava al Milan. Stava al Milan? Quanto tempo fa? Di quanti anni fa parliamo? Me la devo giocare bene perché te potrei passare un vantaggio. La testa mi dice 28. Ma non so perché c'ho paura che ne sta per fa 29. 28. Risposta definitiva? Guarda, c'era 27. Risposta definitiva. Scusami. E ce n'ha 27. No! Quanti ne ho fatti? A novembre. Chi deve ancora fa 28? Ah, ci sono ancora 27 sta testa di cazzo. Quindi uno. Mamma uno. Mia, se giochiamo tutto all'ultimo. Anzi, non proprio uno, perché hai svegliato pochi mesi. Se proprio vogliamo essere precisi. Hai svegliato di pochi mesi. Ah, ce n'aveva 25. No, ce n'aveva già 26, però quando hai detto il 31. No, ce n'aveva. A esagerare 24 forse. Ma parliamo di anni fa, Parliamo di anni fa. Calciatore dell'Atalanta. Sono stato stronzo pure qua. Ok, vabbè, giustamente è l'ultima, te la sei tenuta pure buona. Calciatore dell'Atalanta, portiere dell'Atalanta, non titolare. Sportiello. Marco Sportiello. Testa di cane. Maledetto. Maledetto. Marco Sportiello. Sì. Mi sembra sotto i 30. Stessa cosa, non voglio fare come Tatarusanu, che ho detto sotto i 30, ma c'è 46, esatto. Okay. Non so perché appena mi hai detto Sportiello ho associato Sportiello al numero 94, quindi classe 94. Quindi? Anni 27. È la tua risposta definitiva? Sì, non ci penso troppo su perché tanto è inutile. 92. 29. Sempre per due anni sbaglio. Due anni di differenza. E mo cato, c'ho la possibilità di azzeccare e di vincere. Mamma mia. O se non lo sai che se va allo scarto. Al minor scarto. Vai. Io questa spero che... Vabbè, andiamo avanti. Vai. Ho scelto un calciatore di un campionato estero. Ah, interessante. Più volte accostato ad una squadra italiana, alla Juventus in particolar modo. Centrocampista praticamente tutto fare. Gioca in Francia, è francese. Aouar. Bravissimo. Houssem Aouar. L'età precisa non la so. Houssem Aouar. O meglio non è che non la so. Il fatto è che Aouar, Osm, da quando è che giochiamo a Osm? È da tanto. Aouar era uno dei prospetti più importanti di Osm, cresceva veramente tanto, sì, ed era particolarmente giovane.
Gli anni passano. Sì? Io credo 24, 25, 26. Quella è la fascia. Ok. 23 no. 24, 25, 26. 27 mi sembrano troppi. In mezzo a questi tre numeri c'è la risposta esatta, secondo me. 24 me... no, senza pensarci, 25. È la risposta definitiva? Sì. Sei sicuro? Ormai l'ho detto. Sono 26. Sono 23. Appena fatti da un mese. 23 anni. Sentiamo parlare di Awar da secoli. Una vita. Da secoli. Ed è per questo che sapevo che ti avrebbe messo in difficoltà. Mai crepato. Quindi ho detto 25 per 2. Per 2. Però non mi è bastato, perché a me mi ha fregato completamente Tatarusano. Allora, mi ha spiazzato. Tiriamo le somme. 3, 4, 5, 2, 7 di scarto per me. Tu 7. 7 8, 9, 10, 11, 12. Quindi... ai 7 punti. Anni a 12 ai punti, ragazzi miei. Uno scontro ai punti, hai vinto insanguinato. Ce l'ho fatta, ho vinto io. Ma lasciate una marea di mi piace e ne arriverà un altro. Commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, i profili social, Instagram, come sotto in descrizione. Contatemi, consigliati, ragazzi. Alla prossima con un nuovo video. Ciao raga.